Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Silvia Lunardon. Ciao Silvia. Oggi Ciao, ciao a tutti. abbiamo invitato Silvia per parlare di senologia e di linfedema. Silvia, ti chiederei di raccontarci qualcosa di te, un po' sulla tua formazione, sulla tua attività professionale come fisioterapista. Io ho studiato fisioterapia all'Università di Padova, alla sede di Sant'Orso, quindi in realtà quando ho studiato in triennale mi sono occupata soprattutto di neurologico. Al terzo anno ho fatto l'Erasmus con l'università, in cui ho avuto l'occasione di seguire dei corsi sul linfedema direttamente in Belgio, dove sono andata a studiare a far tirocinio. Poi nel corso degli anni ho fatto moltissimi approfondimenti online, ho fatto la libera professione a partire dal momento in cui mi sono diplomata e con la libera professione ho lavorato un po' in tanti ambiti diversi. Ho cominciato con un'associazione oncologica con cui lavoro tuttora. Ho lavorato in Breast Unit, ho fatto età evolutiva nel privato e in genere ho sempre continuato la libera professione in ambulatorio a domicilio. Ho insegnato all'università con una docenza a contratto e ho lavorato un periodo anche in Servizio Sanitario Nazionale in rieducazione e recupero funzionale in distretto, quindi soprattutto ortopedico, ma anche linfologico e senologico. Attualmente faccio libera professione in uno studio di riabilitazione con dei colleghi. E volevo partire proprio da questo tuo interesse verso l'ambito dell'infedema, della senologia. Com'è iniziato questo tuo interesse? In realtà le mie aree di interesse le ho scoperte grazie all'Erasmus, perché, come ti ho detto, in triennale abbiamo visto soprattutto neurologico e ortopedico, perché abbiamo studiato l'ETC e il metodo Perfetti. In Erasmus invece ho avuto l'occasione di fare tirocinio e fare dei corsi su due ambiti che invece nell'università, almeno quella di Padova, non sono molto considerati, o comunque ci sono, ma non sono sempre accessibili, quindi l'oncologia e l'infedema. Quindi io quando li ho visti io sono sempre molto curiosa e quindi quando ho visto la possibilità ho detto bene, faccio quello, visto che non lo potrei fare in Italia, ne approfitto finché sono qui in Belgio. E ho avuto la fortuna di fare il tirocinio in ambito oncologico all'Istituto Bordet di Bruxelles, dove ho trovato dei tutor preparatissimi e veramente fantastici a livello umano e professionale, quindi sono stati degli ottimi insegnanti che mi hanno messo molto alla prova, mi hanno fatto uscire veramente tantissimo, completamente dalla zona di comfort, quindi è stata dura, però ne è valsa assolutamente la pena. E sempre in Erasmus, nella scuola professionalizzante che ospitava noi studenti di Padova, c'era il professor Olivier Leduc che teneva dei corsi di trattamento dell'infedema, sia teorico che pratico. Quindi avendone la possibilità ne ho approfittato e quindi è nato un po' così. Tutto partiva, cioè la mia predisposizione verso questi due ambiti partiva comunque con una passione che io ho sempre avuto già in triennale per la medicina interna e la patologia. Quindi era sempre stata una materia che avevo studiato moltissimo e in effetti tutto quello che è trattamento dell'infedema, dei disturbi vascolari in generale, e trattamenti in ambito oncologico hanno molto a che fare con la medicina interna e un terapista deve conoscerla discretamente. Quindi quello. Certo, no, ma tra l'altro è interessante perché io ho avuto la stessa tua, diciamo, lo stesso tuo percorso, nel senso che sono stato in Erasmus e ero stato per un periodo, c'era all'interno dell'ospedale questa struttura che faceva riabilitazione temporomandibolare, lì infatti avevo scoperto tutto un mondo nuovo, effettivamente l'Erasmus ti apre, no, gli orizzonti anche da questo punto di vista qui. E poi ti volevo chiedere, proprio sul discorso della formazione e delle esperienze che hai fatto per specializzarti, insomma, ci hai parlato di quello che hai fatto in Erasmus, ci sono altri consigli che daresti a chi magari fosse interessato a questo particolare ambito della fisioterapia? Allora, diciamo che per l'esperienza che ho avuto anche di relazione con
con i colleghi che io incontro sul territorio, nel senso che fanno la libera professione come me o lavorano all'interno delle strutture ospedaliere qui della provincia di Vicenza. Di solito, ecco, mi sono arrivati degli studenti, perché avendo appunto fatto essendo stata docente comunque all'Università di Padova, alcuni studenti sono venuti a chiedermi consiglio per capire che formazione fare, per il trattamento dell'infedema e tutto il resto. Io quello che mi sento di dire come premessa è che bisogna capire, la persona deve capire se vuole specializzarsi nel trattamento dell'infedema oppure se vuole avere una conoscenza di base del trattamento dell'infedema, perché queste due non esiste la via di mezzo. Cioè, quello che io ho riscontrato negli anni, non sono tantissimi, ma è qualche anno che lavoro, è che per paura di dire di no a un paziente, tante volte si dice, beh, ho fatto il corso base di trattamento dell'infedema e quindi posso trattarlo. Non sempre, perché a volte a me è capitato di prendere in carico pazienti che erano stati visti negli anni da 3-4 colleghi diversi, che però non avevano mai messo in pratica una presa in carico completa dell'infedema, e quindi l'infedema era andato peggiorando nonostante i trattamenti. Quello che faccio io è appunto coprire il trattamento completo dell'infedema, quindi io mi relaziono direttamente con il fisiatra piuttosto che il medico di base, però una persona, un fisioterapista per trattare l'infedema, quindi per aiutare un paziente, non deve necessariamente essere iperspecializzato. Perché? Perché di fatto la fisioterapia si sta specializzando sempre di più in tanti settori diversi, quindi non è che uno può saper far tutto. Chiaro. Quello che anche io faccio con altri pazienti, quindi magari con pazienti ortopedici piuttosto che con pazienti di cui di ambiti che non seguo da vicino, mi confronto e mi relaziono con colleghi più esperti. A me è capitato di dare indicazioni, per esempio, a dei colleghi perché prendessero in carico un paziente con l'infedema perché era troppo lontano da dove lavoro io, quindi non era proponibile fargli fare 50 chilometri per venire a fare un trattamento. E dopo magari una fase di avvio più intensiva si può dare indicazioni al collega perché possa seguirlo. Dopo c'è sempre la possibilità del confronto. Quindi questa è la premessa che mi sento di fare, capire se ci si vuole ultra specializzare, perché vuol dire fare casistica, fare quasi soltanto quello e studiare tantissimo, investire tantissimo su quell'ambito là. Se uno vuole fare anche altro, ed è giustissimo, e bisogna sempre capire quando è il caso di chiedere una mano a un collega che conosce meglio il problema. Detto questo, io mi sentirei di consigliare per qualcuno che si voglia specializzare sicuramente di studiare tantissimo la medicina generale, la fisiologia e l'anatomia. Anche la fisica applicata è fondamentale, ma al di là di queste che possiamo considerare le materie propedeutiche, sicuramente una formazione, direi evidence-based, nel senso ci sono tante scuole diverse di trattamento dell'infedema. In Italia, per esempio, una delle più diffuse è la scuola Vodder. Io non ho fatto la scuola Vodder, per esempio, io ho fatto prima, sono entrata in contatto con l'EDUC, quindi però sono sempre stata all'interno della scuola belga. E ho cominciato con l'EDUC e poi ho approfondito facendo la formazione base e avanzata con il professor Belgrado, sempre di Bruxelles. Quindi io per la mia esperienza sento di consigliare quello. Dopo ho colleghe che lavorano molto bene anche utilizzando altri metodi. Si tratta sempre di essere aperti e di lavorare bene. Questa è la base. Io poi per il mio lavoro ho fatto lunghi periodi di tirocinio volontario, prima in Italia, quindi il tirocinio post laurea, in servizio. Io per esempio ho frequentato il centro donna di uno degli ospedali della mia zona, quindi l'ambulatorio un po' dedicato alla senologia, in cui mi occupavo di trattamento dell'infedema insieme alla terapista del servizio. Sono andata a fare anche tirocinio all'estero e quello per la mia specializzazione è stato importantissimo, nel senso che mi ha permesso di vedere dei casi che qui sarebbe stato impossibile vedere, perché ho fatto il tirocinio alla clinica di linfologia di Bruxelles, gestita all'epoca dal professor Belgrado,
e quindi ho potuto lavorare su tantissime casistiche diverse e con l'affiancamento e l'aiuto dei colleghi del servizio, che è fondamentale per imparare come gestire le situazioni che altrimenti in libera professione potrebbero essere difficili e non solo imbarazzanti ma rischiose, anche dal punto di vista legale, perché chi fa libera professione deve anche considerare quell'aspetto là. Tanti congressi, tanti corsi, tanti seminari in Italia e all'estero, quindi non soltanto per quanto riguarda l'Infedema, per esempio ci sono i congressi dell'Italf che sono molto interessanti, si tengono una volta l'anno. E poi io ho frequentato anche i congressi della Società Europea di Linfologia, di cui sono entrata a far parte da poco, da un mesetto più o meno, e però il confronto con realtà di regioni diverse nel caso dei congressi nazionali o con realtà di nazioni o continenti diversi nei congressi internazionali sono secondo me arricchiscono tantissimo e permettono di cambiare un punto di vista. Io poi, per quanto riguarda invece l'ambito della senologia, ho fatto delle formazioni specifiche, per esempio con i colleghi dello IEU di Milano, la più recente, e ho sempre fatto, da quando ho fatto i tirocini post lauream, ho chiesto sempre di frequentare le sale operatorie, perché io sarà un po' che ho il pallino, non mi fa impressione, quindi a me interessava poter chiedere al chirurgo. Fortunatamente ho sempre trovato chirurghi molto disponibili che mi hanno fatto vedere, mi hanno mostrato tantissimo, mi hanno spiegato tante cose che poi avevano un risvolto importante nella riabilitazione post-operatoria, ma che nessuno spiegava chiaramente alla paziente. Quindi sicuramente sporcarsi tanto le mani, lavorare tanto anche a gratis con i tirocini e trovare la formazione giusta. Non è sempre trovare la formazione giusta al primo tentativo non è sempre facile, non succede sempre, però è meglio provare che non provare nemmeno, quindi da qualche parte per cominciare. Sì, no, mi trovi assolutamente d'accordo su questo, è anche molto interessante quello che hai detto sul discorso del rapporto con i chirurghi. Io l'ho visto, mi occupo più che altro di riabilitazione muscoloscheletrica e ortopedica, però quando hai la possibilità di, ecco, passare del tempo in sala operatoria, poi la qualità della riabilitazione dopo cambia sicuramente. Esatto. E adesso volevo passare un po' da un ambito più generale, un ambito un po' più legato all'aspetto fisioterapico e riabilitativo. Innanzitutto ti volevo chiedere di farci un quadro sull'infedema e anche sui diversi tipi di linfedema che possiamo trovare. Allora, linfedemi ce ne sono di tipologie diverse. Le due categorie principali sono l'infedema primario e l'infedema secondario. Il linfedema primario è quello che deriva da un'anomalia solitamente congenita, può comparire prima della nascita, subito dopo la nascita, ma anche in età adulta, perché magari il sistema linfatico resta in equilibrio fino all'arrivo di un trauma, per cui poi compare il linfedema, ma in realtà non è secondario al trauma, era preesistente il danno, ma si è manifestato a livello clinico. Dopo mi è capitato per esempio un caso interessante di linfedema primario slatentizzato di un signore di sulla cinquantina che aveva fatto una distorsione facendo sport, aveva fatto una distorsione e il dolore era passato ma non aveva mai non si era mai ridotto il gonfiore più di tanto, continuava a peggiorare e lì è stato... Lì ho fatto anche in quei casi là, io faccio una consulenza, faccio una valutazione e poi quasi sempre derivo al medico fisiatra perché c'è bisogno di una diagnosi medica che noi non possiamo fare ovviamente, quindi è indispensabile poi conoscere anche i medici giusti a cui inviare che abbiano le competenze per fare una diagnosi accurata in casi difficili. Ma al di là dell'infedema primario abbiamo poi il secondario, quello più noto a tutti è il secondario a trattamento oncologico, quindi a chirurgia di asportazione dei linfonodi, a radioterapia, in alcuni casi la chemioterapia può produrre un edema, ma in quel caso lì è sufficiente un po' conoscere quali sono i farmaci che provocano edema e quindi in base a quello andare a vedere qual è la causa più probabile. E poi abbiamo i secondari a chirurgie o traumi che non siano
legati a una patologia oncologica e i secondari a infezione. Queste sono le grandi categorie dell'infedema puro. Poi c'è una piccola categoria sottostante che io prendo insieme perché comunque fa parte della mia pratica clinica, che è il flebolinfedema, che è una cosa un po', è una patologia diversa perché non nasce come patologia linfatica ma come patologia venosa, che poi si evolve in linfatica perché resta inveterata, non viene trattata correttamente e peggiora negli anni. Quindi queste sono le grandi categorie dell'infedema. E solitamente nel tuo ambulatorio che tipi di pazienti arrivano? Allora, gran parte della mia casistica in ambulatorio deriva dal lavoro con questa associazione oncologica, che è l'Associazione Oncologica San Bassiano. E quindi io vedo moltissima senologia, e con l'infedema o senza, perché facendo anche riabilitazione senologica, questa comprende dalla disfunzione motoria, per esempio della spalla, del braccio, quella più frequente, ai problemi di cicatrici, piuttosto che preparazione o esiti di chirurgia ricostruttiva, è un po' comprende tante cose diverse. Per quanto riguarda l'infedema, sicuramente la casistica più importante sono i linfedemi secondari a chirurgia oncologica, a cure oncologiche, direi a pari merito arto superiore secondario a mastectomia e arto inferiore. L'arto inferiore, quelli che vedo hanno diverse cause, perché andiamo dalle cure per tumore ginecologico alle cure per melanoma, per esempio, dell'arto inferiore. E quindi questi sono i due gruppi che vedo di più. Poi mi occupo anche di, in realtà, prevenzione secondaria dell'infedema e riduzione del rischio, quindi faccio un counseling nei pazienti che hanno fatto la chirurgia per tumore ma che non hanno ancora l'infedema in atto, e quindi mi occupo di spiegare come far prevenzione, di monitoro nel corso del primo periodo, che è quello in cui il rischio è un po' più alto. E poi a scendere direi che abbiamo i flebolinfedemi e la prevenzione. Magari i flebolinfedemi prendono un po' di tutto, perché vedo casi sia giovani, quindi casi cioè fasi precoci del flebolinfedema, quindi parliamo della donna di 30, 40, 50 anni con il gonfiore delle gambe, le telangiectasie, quindi i capillari, le vene varicose, quelle condizioni là. E poi arriviamo alla donna di 70, 80 anni che magari c'è già un rischio di ulcero o piaghe molto alto, perché il flebolinfedema è grave. Quindi queste sono un po' le casistiche che vedo io. E mi interessava adesso, poi hai detto che la maggior parte sono quelli post, insomma, chirurgia oncologica, e come di solito facciamo nella seconda parte dell'intervista ci soffermiamo più sull'aspetto riabilitativo. Quindi volevo prendere un paziente immaginario, diciamo appunto post chirurgia oncologica, senologica, quindi post mastectomia. E qual è il tuo approccio a questo paziente e soprattutto come viene fatta la prima valutazione? La prima valutazione, allora, ha una grandissima parte nel mio caso di anamnesi, nel senso che io preferisco fare sempre un'anamnesi patologica molto dettagliata. Quindi mi faccio sempre portare le lettere di dimissione, per esempio del post intervento, i controlli, gli ultimi controlli oncologici, anche perché appunto lavorando con post mastectomie, verosimilmente sono quasi tutte per capa mammario, e quindi bisogna anche avere tutte le informazioni per tutelare noi e il paziente dal punto di vista della sicurezza del trattamento e dal punto di vista legale. E quindi faccio una valutazione in cui raccolgo tutte le informazioni sulle cure fatte, il tipo di intervento fatto, anche perché, come ti dicevo prima, alcuni farmaci possono influenzare l'andamento dell'edema. Faccio un'anamnesi generale approfondita, perché mi può andare a influenzare in maniera importante il trattamento e il risultato, cioè sapere quella paziente che stile di vita ha, se è attivo o sedentario, se fa attività fisica, cos'ha da fare in casa, quindi qual è il carico
che di fatto le donne prendono una grossa parte del carico del lavoro domestico, che in questi casi diventa importante capire come entità per poterlo gestire. Il lavoro che fa per quanto riguarda l'abbigliamento, nel senso che le pazienti possono avere una necessità, per esempio, di fare un lavoro a contatto con il pubblico, pensiamo un front office, una segretaria piuttosto che, e in quel caso lì l'aspetto estetico è importante sia dal punto di vista della relazione sociale, sia dal punto di vista psicologico della paziente e della compliance nel trattamento. Mi informo sulle comorbidità, quindi andiamo dalla pressione arteriosa all'eventuale sovrappeso, obesità, anche per quello mi va a influenzare il risultato del trattamento, l'anamnesi farmacologica e poi procedo con la valutazione, con l'esame obiettivo vero e proprio. Ah, e un'altra cosa importante che chiedo sempre è se ci sono dei precedenti riabilitativi per quel problema lì, quindi se ha già fatto trattamenti per il linfedema e di che tipo, oltre alle magari alle disfunzioni che può aver avuto nel corso degli anni, al cingolo scapolare, alla schiena, al tratto del capocollo, perché sono comunque zone legate che mi influenzano il movimento della spalla. E, l'esame obiettivo, quello standardizzato secondo le ultime linee guida date al congresso ITALF, sono delle indicazioni derivate da quelle del Ministero della Salute belga, che ha deciso di standardizzare la presa in carico dell'infedema, e sono fotografie standardizzate, quindi rilevazioni fotografiche con delle tabelle per avere sempre la stessa distanza e proporzione perché le foto siano confrontabili tra loro nel corso del tempo, le misure cirtometriche, quindi le circonferenze su dei punti dell'arto prestabiliti prese con il metro, dei test specifici, soprattutto pitting test e pinching test nel caso dell'arto superiore, che vanno a testare la prevalenza del sistema venoso, quindi di una consistenza venosa o linfatica dell'edema. E poi in realtà tutte le valutazioni della funzionalità motoria della spalla, quindi il ROM, il range articolare, la forza, quello. Poi le cose meno tecniche dell'esame obiettivo, gli aspetti meno tecnici possono essere l'osservazione del tipo di intimo, quindi soprattutto del reggiseno. Io mi focalizzo moltissimo sul reggiseno perché spesso e volentieri le pazienti sono donne con un seno importante, perché magari sono donne sulla cinquantina, sessantina, che hanno un seno pesante e spesso e volentieri il reggiseno che indossano non è un reggiseno adatto a quel peso del seno. Quindi può andare a rendermi più difficoltosa la circolazione linfatica perché comprime delle possibili vie accessorie che potrebbero invece aiutare il drenaggio dell'arto. Quindi direi un po' questo. Poi è importantissimo, come ti dicevo, il BMI, quindi io se posso peso le pazienti in seduta, altrimenti chiedo loro di comunque tenere controllato il peso per valutare nel corso del tempo eventuali aumenti o cali. E una volta che è stata fatta la valutazione, quali sono le opzioni terapeutiche? Le opzioni terapeutiche sono sempre la terapia decongestiva completa, cioè per il linfedema tutte le linee guida e le evidenze scientifiche dichiarano in maniera inequivocabile che non è possibile proporre un solo tipo di cura, un solo tipo di trattamento per un linfedema. Quindi nella terapia decongestiva completa rientrano il bendaggio multicomponente linfologico, il linfodrenaggio manuale, il tutore elastocompressivo, l'attività fisica, l'educazione del paziente, che comprende l'induzione allo stile di vita attivo, la correzione magari di abbigliamento piuttosto che dieta, cura della pelle, e il calo ponderale se serve, e sempre se possibile l'affiancamento o con un professionista dell'esercizio fisico, quindi per esempio un laureato in scienze motorie, oppure io per esempio invio molte pazienti ad attività di gruppo anche per una questione di relazione sociale, attività di gruppo come possono essere un pilates mirato piuttosto che noi abbiamo in questa zona il Dragon Boat, quindi la vogare, che è comunque un'attività che dà degli ottimi risultati
risultati nel caso dell'infedema e della prevenzione dell'infedema post-mastectomia. Una variabile che ci può essere è quella se proporre un trattamento intensivo o di mantenimento, nel senso che se mi viene in consulenza un paziente che non ha mai fatto trattamento per l'infedema o l'ha fatto molto tempo fa e quindi l'infedema non è in buone condizioni perché magari è diventato più consistente, più duro alla palpazione e aumentato di volume, allora tenderò a proporre un trattamento intensivo, quindi trattamenti ravvicinati, sicuramente con bendaggio multicomponente e esercizio fisico, finché non raggiungo una stabilizzazione delle misure in calo e a quel punto lì invio al tecnico ortopedico per la presa a misura del tutore elastocompressivo. Dal momento in cui arriva il tutore elastocompressivo e il paziente lo può usare, allora si passa a una fase di mantenimento in cui la parte di autogestione, quindi l'attività fisica, l'esercizio, la dieta, la cura di sé, prendono la parte più importante. E il trattamento di mantenimento è un trattamento che viene fatto più o meno con le stesse modalità dell'intensivo, quindi bendaggio, linfodrenaggio ed esercizio, ma viene fatto a distanza, quindi magari una volta ogni 2 settimane, una volta al mese, dipende poi da caso a caso e anche dalla stagione. Perché di solito d'estate la frequenza dei trattamenti, almeno nella mia pratica clinica, aumenta perché i pazienti hanno molti più sintomi per via dell'aumento delle temperature esterne. Cioè, guarda, ci avviamo verso la conclusione dell'intervista, ne hai già accennato, ma ti volevo chiedere più nello specifico poi questi pazienti che ovviamente nel lungo periodo dovranno insomma, affrontare questo tipo di problema, che cosa possono fare da soli a casa, cioè dal punto di vista appunto dell'autogestione, come tipo di esercizi, ci sono degli esercizi che tu poi consigli, dei programmi di esercizi che dai a questi pazienti, oppure ci sono delle altre cose, delle altre tecniche che loro possono utilizzare per fare dell'autotrattamento? Allora, io di solito insisto moltissimo, per me la cosa più importante che facciano, cioè meglio poco che niente, è l'esercizio fisico, quello sicuramente, l'esercizio fisico che va fatto con il tutore elastocompressivo, se è un esercizio a secco, ovviamente, e quello già se fanno quello con costanza, per me è un buon traguardo, perché spesso è difficile ottenere la compliance e la costanza in questo tipo di cose. Poi l'autogestione che insegno io di solito comprende l'autotrattamento come autolinfodrenaggio, quindi l'automassaggio, che può essere fatto una volta al giorno o al bisogno, dipende dalla situazione, e l'autobendaggio se possibile, altrimenti se c'è un caregiver collaborante, di solito io raccatto i mariti, faccio portare i mariti, se sono ben disposti li faccio portare e insegno un massaggio di base e un bendaggio di base, non complicato come quelli che si devono fare in trattamento, ma un bendaggio leggero che possa dar sollievo nei casi in cui ci siano problemi ma io non possa fare trattamento, allora hanno uno strumento. E questo perché io ragiono sempre e lo spiego anche alle pazienti che a volte magari sono un po' titubanti nell'imparare a gestirsi da sole. Mettiamo il caso banalissimo: una paziente va in vacanza, succede qualcosa o per il caldo o perché c'è una puntura di insetto, non può non sapere cosa fare, anche perché poi si va nel panico. Mm-hmm. Già c'è ancora questa convinzione che un braccio o un arto con il linfedema sia un arto di cristallo. Non è così. È un arto che va usato normalmente con qualche precauzione, perché comunque qualche precauzione bisogna prenderla, però va usato e bisogna sapere affrontare eventuali difficoltà. Quindi io insisto sempre sull'autotrattamento come massaggio e bendaggio se posso. Do sempre informazioni e spesso consegno proprio una scheda con tutte le informazioni necessarie a riconoscere un'eventuale infezione linfatica e capire come procedere per affrontarla, perché comunque richiede l'accesso o al medico di base o alla guardia medica o al pronto soccorso, bisogna sapere cosa dire e in modo da non spaventarsi e da aiutare i medici che fanno l'assistenza, che fanno il soccorso. Quindi soprattutto quello. Poi c'è moltissimo sul discorso più quotidiano della cura della pelle,
della scelta del reggiseno più adatto, della manutenzione e dell'uso del tutore elastocompressivo, perché anche, è fondamentale anche sapere bene come usarlo e come averne cura, e a volte degli aggiustamenti per quanto riguarda alcune attività della vita quotidiana o attività lavorative. Per esempio, mi viene in mente una paziente che aveva il problema, nonostante il tutore elastocompressivo, aveva sempre molto fastidio ad appoggiare il braccio al bordo della scrivania, faceva un lavoro da scrivania, e abbiamo studiato uno spessore per ovviare a questo problema qui e per non avere il segno della pressione della scrivania nonostante il tutore. Quindi sono anche piccole cose, ma vanno studiate in maniera veramente personalizzata e questo richiede tempo. Quindi a volte è un investimento di tempo importante, ma che sul lungo termine ripaga sia la fatica che facciamo noi terapisti, sia l'impegno che ci mette il paziente. Perfetto. Grazie Silvia, è stato molto interessante chiacchierare con te. Mi fa piacere. E grazie a tutti per essere stati con noi, aver seguito questa intervista e ci vediamo alla prossima intervista galattica. Ciao a tutti. Ciao.